20.000 like per un altro video sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccomi qui con un nuovissimo video. Guardate un po' che cosa vi porto oggi. Oggi vi porto un video molto particolare, un AIMAI tutto al femminile con queste splendide fanciulle che adesso scopriamo insomma chi sono. Sono Chimera. Quanti anni hai? 24. Ok, quindi 24 anni. Sì. Di dove sei? Di Roma. Cioè nata di Gubbio, però vivo a Roma. Quindi è Umbra, quindi è proprio delle zone qui. Poi? Io sono Nina, ho 27 anni e sono di Roma. Ok, e tu? Io sono Ardens, ho 21 anni e sono di Roma. Oh ragazzi, qui tu, bella Roma, vi piace Roma? Commentate questo video, forza Roma, se anche voi siete di Roma. Allora cominciamo. Io ho fatto questo, ho fatto un box domande su Instagram dove ho chiesto degli AIMAI, quindi adesso andremo a rispondere. Allora, ah sì, prima cosa volevo chiedere questa cosa perché me l'hanno chiesta, non è un AIMAI però me l'hanno chiesta. Chiedevano la definizione di suicide girl, cioè che cos'è la suicide girl? Passa la parola a Nina. Giustamente. Ma in realtà nasce come un sito americano e molte ragazze si sono iscritte in questo sito e sono comunque modelle alternative. Quindi in realtà suicide girl è semplicemente una ragazza che fa foto per questo sito, che si chiama così. Sì, semplicemente. Quindi ragazzi, non c'entra niente suicide girl uguale donna tatuata, perché tantissimi pensano a questa cosa. Esattamente, no? Sì. Ecco, quindi invece è un errore, non è così. Suicide girl è semplicemente una ragazza che posta le proprie foto, pubblica le proprie foto su questo sito. Sì, sì, giusto? Esattamente. Ok, ho imparato. Testa superata. Voi lo sapevate, raga? Vabbè, andiamo, dai, cominciamo il nostro AIMAI. Chiedono: hai mai rubato in un supermercato? Vai. Io sì, perché da piccola. No! Cosa hai rubato? Da piccola ero cleptomane, quindi rubavo. No, serio? Sì, sì. Ogni cosa che trovo me la portavo a casa. Tipo, ma cose da mangiare o oggettini? Ma ecco, cose senza senso. Quello che mi andava in quel momento lo prendevo e me lo portavo a casa. T'hanno mai sgamato? Sì, una volta ecco. Perché volevo rubare una pallina, come si chiamano quei contenitori che mettiamo sì, in sì, giri? Sì, cioè, ho tirato la mano per rubarla. No. E sono rimasta incazzata. No, non ci voglio credere. Allora c'erano i miei nonni. E ho fatto: nonna, aiuto. No. E fatto, non esco più con la mano. No. E quindi hanno chiamato responsabile, direttore del supermercato, per liberarmi. Quindi che figuraccia, cioè proprio sei stata salvata. Meno male che ero piccola, ero giustificata. Che figuraccia. Ok, andiamo avanti. No. Mai rubato. Brava ragazza, tu? Allora. Ecco, l'allora non mi piace. Allora, è stato un periodo molto breve della mia vita, però io ero più la complice. Stavo con un'amica. Tipo il palo. Sì, ero più quella che, cioè, lei faceva, io mi mettevo là davanti un po' così a svagare, che mi guardavo le cose intorno, quindi diciamo che ho contribuito, non l'ho mai fatto ho capito. Lei faceva la complice. Complice, sì. Ho capito. Io mai, ragazzi, non mi è mai successo. Vabbè, quindi sono io l'unica. Vabbè, ma comunque quasi sempre piccoline. Vabbè, ma quanto eri piccola quando hai fatto sta cosa della pallina? Avrò avuto 6-7 anni. Ah, beh, dai, piccolina, ci sta che il bambino vuole prendere il giochino, dai. Questa manina qua dire. Perché tua mano è piccola, c'entrerà. C'entro sicuro. Ecco. Allora, andiamo avanti. Dai, facciamo questo. Christopher ci chiede: hai mai rotto qualcosa di importante a tua mamma? Se avete mai rotto qualcosa? A parte i genitali. No. Non penso. No. Tutte brave. Sì, quello non è. Tutte idee, ragazzi, manco io. Siamo tutte brave. Sto pensando a qualcosa di grave proprio. Io pure, ma non mi viene in mente. Proprio grave, no. A me è successo più a casa di altri. No, che è successo? Tipo... Non lo so, io sbatto addosso a qualsiasi cosa perché casa mia la conosco, no? Quindi... certo. Ma da occhi chiusi. Sì. Era successo con un lanternino di vetro una volta, era cascato. Ma perché stava sopra questo mobile alto in bagno, tipo mega instabile, io ho dato una batta, quella è caduta. Porca miseria. Come hanno reagito i proprietari? No, si è messa a ridere. La madre della allora, meno male, dai, va bene così. Hai mai provato attrazione fisica per una ragazza? Per una donna? Sì, sono fidanzata una ragazza. Ah, tu sei omosessuale, sì. Ok, perfetto. Okay, non lo sapevo. Ragazzi, mi dispiace, purtroppo si infrangono in questo momento i vostri sogni di gloria. Purtroppo succede così. Tu? Sì, a me è capitato. Ti è capitato? Sì. Ah, ok. In realtà anche a me, ragazzi, cioè, nel senso, ho provato per un'amica una sorta di attrazione tempo fa, sì. Vabbè. Voi sei mai stato frenzonato?
Oddio, sì, io sì. Probabilmente sì, sì, penso un po' a tutti. Ah, sì? Per quanto tempo hai vissuto in questo stato di friendzone? Non me lo ricordo, magari non mi interessava più di tanto. Allora non era una vera friendzone. Allora non era una vera friendzone. Non ricordo sinceramente. Tu? Ma a me era capitato con un ragazzo con cui sono stata fidanzata quando ero più piccola, che i primi tempi ero io che lo tampinavo e lui non voleva proprio saperne. E siamo solo amici. Dopo 2 mesi, alla fine ho vinto io e siamo stati insieme per 2 anni. Mamma mia, ragazzi, comunque le donne riescono sempre ad ottenere ciò che vogliono, sempre. Sì, infatti, le donne è sempre così. Tu sei mai stata frenzolata? Sì, mi è capitato, però sono tipo che se uno mi dice di no, cioè basta. Ah, okay, sei dimenticato, non mi meriti. Sì. Beh, è orgogliosa. Quindi orgogliosa. Non ho memorie particolari, ecco, però okay. È che sicuramente è capitato. Io sì, ragazzi, troppe volte. Quando ero piccolina, alle scuole medie, tantissime volte mi frenzonavano. Tra poi sono tutti tornati, ma dopo tanti anni. E ho dato io il 2 di picche. Godo. Hai mai cercato di far ingelosire il tuo partner? Sì, inizialmente quando io e la mia attuale ragazza stavamo insieme non avevamo un reale motivo per litigare e quindi mi inventavo tutte storie di cose che succedevano, tipo no. Vabbè, amore, che lo ammetti. Cara Valentina, se ci stai, no, lo sa. Tanto ci guarderà Valentina, un saluto a Valentina. Allora, inizialmente io dicevo, guarda amore, io sto in giro, però è successo che mi sono vista una persona e... Ma erano vere queste cose? No, ma non era piazza. Cosa inventate? Ah, ma inventa così, sì, sì. Io inventavo tutto perché non avevo un motivo per discutere, quindi ogni tanto dicevo, vabbè, mo, come invento che uno ci prova, un po' di brio. Sì, sì. Una volta ci ha creduto talmente tanto che non mi ha parlato per tutto il giorno, no. Cioè, è sparito. E quindi tu immagino che eri contentissima invece. Sì, sì, io potevo proprio, sì, sì. Sì. Poi ho smesso perché ha cominciato a arrabbiarsi davvero. Cioè, vabbè, allora smetto di farlo. Poi finisce la relazione, tipo. Antipatica. Ok, tu? Io onestamente non mi viene in mente. Non hai mai cercato di fare ingelosire, cioè, un partner? Probabilmente sì, però allora magari una volta, forse al mare, sì. Probabilmente al mare, magari sai quando sei insieme al fidanzatino, ci stanno tutti i ragazzi intorno e dici ok, ora ti faccio vedere io. Okay. Vedi un attimino cosa c'hai, perché ogni tanto te lo dimentichi, allora fai la passeggiatina, vai, ti bagni i piedini e poi ritorni al lettino tranquillamente. Ecco. Certo, perché ci devi sta. Ricordare, no? Cosa c'hanno. Esatto. E tu invece? Ma e tu no, sei proprio super tranquilla. Non mi piacciono queste cose. Super easy. Super easy. Non mi viene naturale proprio. Ah no, no. Gelosia non fa per me proprio, no. Non ci riesco. No. Oh, io sì, ragazzi, sì. Cioè proprio. Però non me le inventavo. Cioè, tipo, magari scrivo a un altro. Dico, ciao, come stai? Poi sai che mi ha scritto quello. Io però le facevo bene, capito? Quindi un po' più stronzetta forse. Meglio inventarsele. Hai mai baciato un serpente? Sì. Però ecco, infatti, però avendo parlato con loro, ho detto questa sì, la faccio stare. Io avevo un serpente. Ma avevi un serpente come animale domestico? Sì, proprio. Sì, avevo anche una tarantola e anche 2 blatte fischianti. Adesso ho 2 gatti e un cane. No, ah, adesso hai 2 gatti e un cane, ok, perfetto. È normale anche lei. Sì. No, ma scusa, la tarantola? Bellissima. Ma aspetta, tanto scura e grande la... Allora, quella che avevo io era africana. E ma non è velenosa, scusami. Sì, era velenosa e aveva i peli urticanti. Quindi... Ma la tenevi in mano? Non la tenevo, no, non la tenevo in mano. Quindi la tenevi in una teca? In una teca, sì. Era bellissima. Come la chiamavano? Scimpa. Perché aveva... Scimpa? Scimpa. Scimpa, sì. Perché aveva dei peli arancioni e sembravano i peli di uno scimpanzé. Ah, ok. Quanto dura in media la vita di una allora, tarantola? Dipende, perché le femmine vivono di meno ah, e okay. I maschi un pochino di più. La tua era femmina? La mia era femmina, ha campato tipo 4-5 anni. Ah, però campano, sì, eh? Sì, campano sì, sì. Abbastanza. Sì, sì, e possono arrivare anche a 20 centimetri oh. Di diametro. Ma la tua quanto era grossa? Era così. Ah, ok. E il serpente che hai baciato invece? Che il serpente era un elafe buttato, quindi un elafe... serpente del grano. Ok, sì. Velenoso no, serpente. No, non hanno i denti per mordere. Mm. E comunque il tuo serpente lo baciavi? Sì, lo passeggiavo addosso. Carino. Sì, era arancione e quanto rosso. Era lungo? Era arrivato a 1,40 m. Ah, quindi è abbastanza lungo. Ah, ok, no, adesso non ce l'hai più. Non c'è più perché ho traslocato e quando ho cambiato casa purtroppo la temperatura non era ideale. No amore, quindi ti è morto così sì. Ok, però alla fine era un serpente innocuo, voglio sì, dire sì assolutamente tranquillissimo. Ok, per quanto riguarda i serpenti invece hai mai baciato un serpente? No. Lei è tutta no, qualsiasi cosa no. No, non mi è mai capitato. Io sono normale, diglielo.
Io non sono come loro. Chi è che aveva la fobia delle farfalle tra di voi? Mm-hmm. Tu hai la fobia delle farfalle? Sì, cioè, sì, anche sì. A te piacciono i ragni? Tutto, tutte le farfalle. Le farfalle e falene? No. Cioè, diciamo, le cose più tranquille, più carine, tranquille, ma volano così, ma perché devi volare così? Cioè, ma capite, il ragno fa... Sottino, che cazzo stai facendo? Questo passa, si fa i giri della piscina con sto squalo in mano. No, sta prendendo piano piano. Sottino, ma che stai facendo? Oh, il finicottero. No, è la seconda. Adesso lo vedete, tra 5 minuti che passa di nuovo con sto squalo. Andiamo avanti, vai, qualche altra domandina. Questa secondo me è sì per tutti quanti. Se anche tu non mi dici sì, cioè, me ne vado. Hai mai finto di essere malata per non andare a scuola? Sì, secondo me qua non si può. Io no, mamma dice direttamente che non mi andava. Ah, quindi è sempre... Infatti sì, prima me ne parlavi, che è un rapporto molto bello, sì, molto sì, di amicizia. Mamma è tutto tranquillo, cioè basta che sono sincera e lei è contenta. Oh, che bello, fatelo anche voi ragazzi, non mentite mai. Nina? Sì, assolutamente. Però mia nonna mi ci mandava anche quando ero malata. Sì. No. Ma è saltato la scuola proprio. Anzi, anch'io però. Quando facevo sega, i professori la chiamavano e lei sapeva che io non ero andata a scuola. Ah, vedi, quindi tornavo a casa. Come è andata a scuola? No. Bene, nonna, sboh, cinquina, sì. Io tipo, punizione, una settimana. Vedi, però l'importante è essere sinceri, nel senso che la sincerità paga, ragazzi, quindi siate sinceri, se una volta non vi vedete andare a scuola, e ditelo. Tu? Io sì, cioè... Il primo sì della giornata. No, no, sì, quando ero più piccola, però, che tipo mi ricordo alle medie, che mi dicevo già mia madre mi diceva, cioè, se non vai a scuola, fatti tuoi, cioè, insomma, sì, ok, sì, cioè, peggio per te, quindi alla fine me la lascio io. E dove te ne andavi quando eri all'orecchio? Al mare. Cioè, ma mi pare normale questo, che poi a me è passato una tartaruga. Eh sì, la cambio. Andiamo avanti. Hai mai postato nudes? Quindi da qualche parte foto vostre nude? Sì. Vabbè, lo vuoi dire? Sì. Vabbè, diciamo, le ragazze hanno tutte e tre. Sì, sì, il vostro lavoro, OnlyFans avete sì, tutte sì, e tre. Sì, ok. Sì, sì. Comunque, in generale, ragazzi, poi in generale seguitemi su Instagram, così trovate il loro tag lì. E poi anche su YouTube, poi ve li metto in descrizione, così insomma vedete dove potete trovarli, visto che fate questa domanda e vi interessa. Quindi tutte e tre sì, vero? Ed anche in quanto suicide per forza, altrimenti... Quindi tutte le suicide postano foto di nudo? Sì, sì. Ah, sì, quindi, sì, sì, okay. Sì, sì. Ok, nudo integrale o solo seno? Integrale. Ragazzi, quindi... Ok. Ok, va bene. Io mai, sono la pecora nera del gruppo. Allora, Christian ci fa un'altra domanda. Hai mai tagliato la tua lingua? Beh, ragazzi, tutte e tre, me l'hanno mostrata a pranzo, hanno tutte e tre la lingua così, una figata. Io la trovo bellissima. Voi ragazzi rispondete nei commenti se avete mai tagliato la vostra lingua. Ragazzi, questo video finisce qui, io spero tanto vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto, arriviamo a 20.000 like per un altro video sul mio canale. Soprattutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!